qual è? Quella di dare sicurezza all'ambito pluviale, il che significa fare un'opera che non è solo di interesse per la frazione Vocemola, ma è strategica per ampia parte del torrente Scrivia. La civica amministrazione ha giustamente individuato una soluzione a campata unica che consentisse di eliminare tre pile prossime all'argine sinistro, in modo da favorire il flusso idraulico e migliorare quindi molto le condizioni idrauliche. Al tempo stesso questa nuova realizzazione, perché avere appunto questa caratteristica morfologica di ampia luce, doveva anche essere un primo passo per la miglior funzionalizzazione del collegamento verso la frazione Vocemola. L'intervento di risanamento sarebbe durato tantissimo, sarebbe costato tantissimo, difficile anche prevedere l'esatto impegno finanziario. Si è deciso per un'opera totalmente nuova nelle prime campate e di integrazione, quindi di allargamento delle sedi stradali per tutte le campate fino al territorio di Vocemola. La struttura in acciaio è una scelta direi quasi obbligata. Intanto lo dimostrano i fatti: ieri sera sono state posizionate le gru, stamattina a fine mattinata l'opera è installata. Abbiamo pensato di in qualche modo collegare le due strutture, anche tipologicamente differenti, con delle, diciamo, onde in acciaio, che la prima onda è la parte vera e propria strutturale, quindi del ponte in acciaio da 60 metri. Le altre due onde, degradanti verso la frazione di Vocemola, vogliono appunto collegare i due impalcati che altrimenti sarebbero anche strutturalmente due strutture distinte. Quindi questo dal punto di vista architettonico secondo noi appunto integra bene anche nel paesaggio la nuova struttura e quindi l'ampliamento rispetto a quello che sarebbe stato appunto avere due strutture distinte.